Dal libro Il segreto del cuore. L'ottavo segreto. Il tuo magnete si concentra intensamente su qualcosa nella misura in cui tu senti dentro di te lo spazio vuoto pronto ad accoglierlo. Lo spazio interiore. Il tuo magnete attira persone e avvenimenti nella misura in cui riesci a raffigurarti con chiarezza il tuo obiettivo. Non tutti però sono dotati di un'immaginazione così creativa, che peraltro richiede disciplina e, una volta passato l'entusiasmo iniziale, anche una certa perseveranza. Il segreto dello spazio interiore ha perlomeno la stessa forza che metti nell'immaginare una meta e nella sensazione di essere in cammino per raggiungerla. Quando lavori con lo spazio interiore non hai bisogno di produrre attivamente questa energia, poiché utilizzi quella di una sensazione già esistente, la sensazione che ti manchi qualcosa, e la trasformi in un'attrazione magnetica positiva. Come scoprire lo spazio interiore dentro di te? Ogni cosa per cui provi un ardente desiderio si materializza automaticamente davanti al tuo occhio interiore. Invece di immaginare di esserne già in possesso, cosa che in effetti a molti non riesce di fare a lungo, dirigi la tua rappresentazione verso il luogo interiore destinato ad accogliere l'oggetto desiderato al momento del suo arrivo. Quel luogo è in un certo senso la fonte del tuo desiderio. La chiave. Lo spazio interiore è quel luogo dentro di te destinato ad accogliere ciò che desideri. Ogni volta che ti permetti di sentirlo, attivi il tuo magnete facendogli attirare con maggiore intensità l'oggetto dei tuoi desideri. Molti non vogliono accostarsi a questa fonte perché temono di provare un senso di insoddisfazione e vuoto. Si dicono: uno spazio vuoto dentro di me con una nostalgia così forte, che desolazione, ne faccio volentieri a meno. Ma questo spazio fa parte di te con le sue sensazioni, esiste e agisce, che tu lo voglia o no. Ti restano quindi solo due possibilità. Continui a pensare che dentro di te ci sia questo sgradevole spazio insoddisfatto ed eviti di prenderlo in considerazione, per esempio reprimendo le tue sensazioni di nostalgia. Potresti anche cambiare argomento ogni volta o cercare di distrarti con fantasie positive. Non c'è nulla da obiettare a questo atteggiamento finché hai la sensazione di includere i tuoi desideri nella tua vita. In caso contrario, lo spazio interiore ti sembrerà indice di una mancanza e in questo modo finirai per attrarre ulteriori situazioni di carenza legate a quella precisa tematica. La seconda possibilità consiste nel vedere la fonte dei tuoi desideri non come una mancanza, ma come una preparazione per tutto ciò che prima o poi ti arriverà comunque e si adatterà perfettamente al tuo spazio interiore. Cosa proverai una volta trovato il tuo spazio interiore? Se cerchi dentro di te la fonte dei tuoi desideri, l'immagine di questo spazio ti si presenterà spontaneamente. Forse non riuscirai a vederlo, ma lo sentirai soltanto. Va tutto bene, si tratta della tua particolare esperienza interiore, diversa da qualsiasi altra. Può darsi che in quello spazio tu trovi ogni genere di sensazioni. Quelle più sgradevoli sono il motivo per cui finora il tuo desiderio non ha attratto la sua realizzazione. Nel contempo è probabile che accada qualcosa di inaspettato. Scoprirai che è piacevole sperimentare ciò che fino a quel momento aveva ostacolato i tuoi desideri. Si tratta di una delle più belle esperienze in assoluto, poiché è la verità. Vedi la verità dentro di te e finalmente ti rendi conto di cosa finora ha programmato il tuo magnete per impedirti di raggiungere la felicità. È qualcosa di talmente prezioso che suscita in te quasi automaticamente un senso di profonda gratitudine. Inoltre, ogni sensazione provata e realmente capita diventa superflua e perde la sua ragione di esistere, si dissolve. In quel preciso istante avviene una grande guarigione interiore.
Può anche succedere che in questo spazio interiore tu trovi soprattutto gioia, come se già ti pregustassi ciò che arriverà nella tua vita. Come attivare l'energia dello spazio interiore? Primo passo. Desideri avere qualcosa perché hai la sensazione che ti manchi. Questa è una forza fondamentale che agisce dentro di te senza bisogno del tuo intervento. Finché senti soltanto che manca qualcosa, provi una sensazione di carenza che nel tuo magnete produce l'impressione che questa cosa continuerà a mancarti. Nel nostro universo l'energia non va mai perduta, neppure quella dei tuoi desideri. Se tutto resta immobile troppo a lungo, o perché reprimi le tue sensazioni, o perché le tue azioni non hanno successo, l'energia non riesce a fluire all'esterno e si dirigerà contro di te. Questa impotenza può dare origine a sensazioni di insoddisfazione, irrequietezza, tristezza, collera e rassegnazione, che a loro volta possono condurre a malattie interne ed esterne. Non si tratta di un difetto di fabbrica, ma di uno stimolo a cambiare qualcosa per avvicinarci maggiormente al senso della nostra esistenza individuale. Quando lo capirai, non sarai più rassegnato o arrabbiato perché ti manca qualcosa, ma sentirai che l'insoddisfazione ha lo scopo di mettere in moto le cose e comincerai ad usarle in maniera consapevole. Secondo passo. Ora immagina che dentro di te ci sia uno spazio destinato ad accogliere ciò che ti manca. Questo spazio è completamente vuoto e in attesa, e questo vuoto possiede una forza aspirante che attrae proprio quello che ti manca. Lo puoi immaginare come un vero e proprio spazio, ma anche come una sensazione di vuoto oscuro dotato di una grande forza di attrazione, che risucchia qualcosa al tuo interno. Usa l'immagine che ti sembra più adeguata a te e al tuo modo di rappresentarti le cose. Terzo passo. Ogni volta che emergono pensieri e sensazioni su ciò che ti manca, ricordati del tuo spazio interiore e invita ad entrare in esso le cose di cui senti la mancanza. Senti come lo spazio le risucchia, perché quello è il loro posto. Ti senti alleggerito quando colleghi un pensiero relativo a un desiderio all'immagine dello spazio interiore destinato ad accoglierlo? Magari noti come un'idea che prima ti suscitava sensazioni di carenza adesso ti procuri gioia. Ogni volta che manca qualcosa, senti che viene risucchiato. Questo è sufficiente per riallineare il tuo magnete. Connie e gli uomini già impegnati. Da più di 4 anni Connie si dava da fare per trovare un partner adatto. Oltre alle normali possibilità di incontro, come uscire la sera e frequentare feste o altri eventi mondani, si era anche rivolta a un sito online di ricerca dell'anima gemella. Connie era una donna attraente sulla trentina e sia lei sia i suoi amici non riuscivano a spiegarsi il motivo per cui non avesse ancora incontrato l'uomo giusto. Il suo magnete attirava in continuazione uomini che già al primo o al secondo incontro le assicuravano di amarla profondamente e facevano progetti per il futuro. In molti casi Connie li lasciava fare, sostenendo di dare in questo modo un'opportunità alla relazione. E regolarmente la storia finiva con grossa sofferenza da parte sua, a volte nel giro di pochi giorni, altre dopo qualche settimana o qualche mese. I motivi del fallimento erano solo apparentemente diversi. Gli uomini erano sposati, vivevano all'estero o molto lontano, erano stressati da figli ed ex mogli, stavano ancora soffrendo per la separazione da una partner precedente, erano oberati di lavoro o semplicemente in cerca di brevi avventure. La sofferenza che Connie provava per questa situazione era talmente intensa da ripercuotersi persino sul suo lavoro e sulla sua salute fisica.
Nonostante tutti i consigli di amici e amiche, sembrava non esserci modo di porre fine alla sua sfortuna in amore. Ma qual era la caratteristica comune? Qual era il motivo per cui il suo magnete del cuore attirava solo situazioni di quel tipo? Per quanto diversi fra loro, tutti gli uomini da lei incontrati avevano un punto in comune. Nessuno di loro era disponibile. Quando se ne è resa conto, Connie ha cercato nel proprio magnete la convinzione o la sensazione che attirava gli uomini di quel genere. Ci è riuscita quando, grazie all'aiuto di un'amica, ha preso in esame con franchezza i propri sentimenti e ha ammesso con se stessa di non essere veramente disponibile. Pur desiderando una relazione come quelle descritte nei romanzi sentimentali che amava leggere, nello stesso tempo aveva paura di un rapporto di coppia in cui entrambi dichiaravano il proprio impegno l'uno nei confronti dell'altra, andando magari perfino a vivere insieme. Connie temeva di perdere la libertà. Per la prima volta ha confessato a se stessa di non avere dentro di sé lo spazio per una relazione durevole, di sentirsi elettrizzata all'idea di vivere avventure sempre nuove e di considerare l'alternanza di timori e speranze parte integrante di un rapporto amoroso. Per via dei libri e dei film che amava leggere e vedere, era fermamente convinta che il dramma interiore degli innamorati fosse non solo normale, ma addirittura una dimostrazione d'amore. E fino a quel momento aveva vissuto esattamente quelle situazioni in ogni suo rapporto sentimentale. L'unico uomo con cui da anni aveva dei ritorni di fiamma e con cui la relazione era intima, soddisfacente dal punto di vista fisico e nello stesso tempo tranquilla, veniva da lei definito troppo noioso. Dal giorno in cui ha ammesso tutto ciò nel colloquio con la sua amica, Connie ha smesso di soffrire. Oramai sapeva di essere lei ad attirare consciamente quel tipo di relazioni e che ogni volta poteva scegliere di cambiare tutto. Non si sentiva più una vittima e questo le ha ridato energia, permettendole di recuperare anche la salute. A quel punto ha deciso di limitare la ricerca del partner e di dedicarsi alle amicizie che già aveva. Uno di quegli amici era l'uomo che da anni aveva classificato come troppo noioso, in cui Connie ha scoperto non solo un amico e un amante occasionale, ma anche un possibile compagno di vita, e per la prima volta si è trovata a vivere un rapporto veramente profondo. Il tuo spazio interiore per un compagno di vita. Immagina di avere dentro di te uno spazio per il tuo partner. Immaginatelo come un vero e proprio locale nella tua casa della vita. Questo spazio è stato abitato dai tuoi partner precedenti. In questo momento esiste ancora? È stabile o va e viene? Entra nella stanza del partner e guardati intorno. Trovi ricordi dolorosi? Ci abita ancora qualcuno pur non facendo più parte della tua vita? C'è un altare con le foto dei tuoi ex o qualche altro residuo di una relazione? Alle pareti sono appesi cartelli con aspettative o regolamenti per i futuri inquilini? Sei disposta a lasciare che un nuovo abitante modifichi la stanza e l'arredi come gli pare? Sei effettivamente libero? Se non lo sei, un atto d'amore nei tuoi confronti dovrebbe consistere nel far posto per un eventuale partner. Per entrare nella tua vita o per star bene con te, una persona ha bisogno di uno spazio che le consenta di essere accanto a te e con te. Dovresti creare questo spazio e lasciarlo libero. Desiderarlo soltanto è troppo poco, sarebbe come voler avere senza dare niente in cambio. Solo quando disporrai davvero di uno spazio libero nella tua vita, sarai pronto per accogliere un ospite che vi si senta a proprio agio. E forse la persona che cerchi è proprio un ospite che desidera rimanere a lungo con te. La tua decisione è l'elemento chiave. Trasmetti la sensazione di essere libero per un partner quando prendi la decisione di cambiare la tua vita nel momento in cui arriverà qualcuno che vuole condividere con te la sua.
Non appena sarai disponibile a lasciare accadere tutto ciò che sarà prodotto dall'amore reciproco, aprirai una porta sul cielo. Se vuoi mantenere la tua vita o gran parte di essa così com'è, lasci poco spazio al nuovo e tendi a portare il tuo passato anche nel tuo futuro. Le tue priorità determinano il tuo tipo di relazioni. Mettiamo che nella scala delle tue priorità il rapporto di coppia occupi il quinto posto, per esempio dopo il lavoro, gli hobby, lo sport e certi amici. È molto probabile che finirai per attirare persone del tuo stesso tipo e che occuperai una posizione analoga nella loro vita. Forse nel corso della relazione i tuoi sentimenti saranno più intensi di quanto pensassi e l'altro passerà al primo o al secondo posto. Ovviamente a un certo punto spererai o chiederai esplicitamente di diventare altrettanto importante per il tuo partner. E se questo non dovesse accadere avrai un problema. Puoi cercare di evitare questa situazione chiarendoti fin d'ora le idee sul significato dello spazio interiore in una relazione sentimentale. Potrai aiutarti con il seguente esercizio. Scrivi in ordine sparso tutti gli ambiti della vita e i desideri a cui tieni maggiormente. Poi mettili in ordine di importanza. Cosa c'è al primo, al secondo, al terzo posto? O se preferisci, elenca quelli ai quali rinunceresti più facilmente. Può darsi che il risultato ti sorprenda. Ora che hai preso coscienza del segreto dello spazio interiore, ti sarà più facile capire la situazione delle persone con cui hai una relazione. Scoprirai rapidamente il potenziale insito in un incontro e saprai in quali casi far cadere le barriere. Lo spazio interiore. Lo spazio interiore, ragione e significato. Ragione. Tutto quello che succede nella tua vita ha bisogno di un po' del tuo tempo e della tua attenzione, di uno spazio interiore e anche esteriore. Lo spazio interiore è la sensazione che nella tua vita ci sia davvero posto per ciò che desideri. È la sensazione di voler cambiare la tua vita nel momento in cui in essa dovesse entrare qualcosa di nuovo. Non è un senso di mancanza, ma di abbondanza. Già adesso senti cosa arriverà e hai lo spazio pronto per accoglierlo. È come se stessi invitando una persona a prendere posto nella tua vita. Per capire se tu o un'altra persona volete veramente una cosa, ti basta vedere quanto spazio tu o l'altro siete disposti a fare per accoglierla. Significato. Il significato dello spazio interiore è in relazione con l'amore di sé. Finché resti attaccato al passato, alle illusioni o alle cose marginali, il nuovo non può prendere veramente posto nella tua vita. Lasciare andare equivale ad amare te stesso, poiché ti concedi la libertà di ricevere i doni che ti stanno aspettando. Conoscenza vissuta applicata all'ottavo segreto. Osserva cosa succede quando le persone desiderano a lungo qualcosa senza riuscire a ottenerlo. Sono veramente disponibili ad accoglierlo nella loro vita? Sono realmente flessibili? Sono disposte a cambiare la loro vita per quella cosa o hanno paura che possa ripetersi qualcosa di sgradevole o che possa verificarsi qualcosa di nuovo? Non è che forse con il loro stato di carenza cercano di attirare l'attenzione. Affinché la cosa nuova che desideri possa arrivare da te, devi lasciare andare qualcosa di vecchio, a livello interiore o esteriore. Forse si tratta della convinzione che il meglio c'è già stato, o dell'idea che solo questo o quello sarebbe perfetto. Che posto ha nella tua vita? Ti ami abbastanza da creare lo spazio necessario per un futuro gratificante?
Osserva le persone nella cui vita succedono di continuo cose nuove e positive. Cosa hanno in comune? Come reagiscono ai cambiamenti inaspettati e alle variazioni di programma? Con che facilità creano lo spazio in cui può svilupparsi una nuova occasione? Aderiscono rigidamente alle decisioni prese e alle loro opinioni o hanno una concezione flessibile di ciò che è giusto? Come riallineare il tuo magnete? Procurati una visione globale di ciò che ti appartiene. Non limitarti all'immagine di un partner che si comporta in un certo modo, ma dà spazio al tuo desiderio. Ancor meglio, adotta un modo di vivere. Non introdurre personaggi reali in questo film interiore, ma presta semplicemente attenzione alle sensazioni che provi vivendo quella sezione del filmato. Quello che desideri è già tuo se si tratta di un desiderio autentico e profondo. Si trova sulla linea della vita lungo la quale ti stai muovendo. Immagina uno spazio o una sensazione di vuoto che attrae ciò che ti appartiene. Non otterrai quello che vuoi avere, ma ciò che senti come tuo o già in viaggio verso di te. Ogni volta che constati la mancanza di qualcosa, non sentire l'assenza della cosa che ti manca, ma percepisci la presenza dello spazio interiore in cui troverà alloggio. Fine dell'ottavo segreto, dal libro Il segreto del cuore. A risentirci al prossimo capitolo.